La primavera della Salernitana sarà ancora una volta ospite del Vallo di Diano. La compagine verde della squadra granata, infatti, trascorrerà diversi giorni tra Polla e Sant'Arsenio dal 16 agosto e per circa una settimana. Già l'anno scorso la primavera trascorse parte del ritiro nel Vallo di Diano, a Sassano. Soddisfatto il consigliere comunale con delega allo sport del comune di Polla, Graziano Vocca. Un importante appuntamento per Polla dopo aver già ospitato il Bisceglie. Vocca spiega anche il perché del no al Vallo di Diano di giocare a Polla il prossimo campionato di eccellenza. Ascoltiamo l'intervista. Polla non ha detto di no alla squadra di eccellenza, Polla ha detto di no per un semplice motivo: che abbiamo innanzitutto il campo non in condizione nel periodo invernale di poter essere calpestato perché il drenaggio è andato, diciamo, via, perché dopo 20 anni i drenaggi si dovrebbero rifare. Il secondo punto è stato perché abbiamo la squadra della Pollese che partirà, non si sa se nella seconda categoria oppure nella prima categoria, e poi abbiamo 3-4 scuole calcio che purtroppo non possiamo, perché sono bambini, non possiamo mandare via in altri campi sportivi. Quindi non è un progetto Vallo di Diano? Non esiste proprio. Se il progetto partirà, noi siamo i primi a rispondere positivamente. Non abbiamo mai fatto problemi a quanto riguarda il progetto Vallo, perché noi, per noi che abbiamo fatto calcio da anni e anni e anni, soprattutto perché negli anni della Valdiano la C2 è partita diciamo da Polla, per cui il titolo era quello di Polla ed è poi è stato spostato per tutto il Vallo di Diano. Proprio noi di Polla non possiamo fare questo tipo di discorso.